Benvenuti a un nuovo appuntamento con True Crime Diaries. Io sono Giacomo Brunoro, insieme a me come sempre Jacopo Bezzan, e oggi affrontiamo un tema che ci è stato suggerito da una nostra ascoltatrice che saluto. Ciao Giorgia, Giorgia Manzi, ascoltatrice. Ciao, che Giorgia. Ci ascolta dalla zona di Bergamo, che ci ha scritto dicendo: ma perché non affrontate il tema dei rifugi, dei boss? Che se ci pensi è interessante, perché nel corso degli anni è cambiato molto e cambia molto anche a seconda delle latitudini, delle zone. Cambia molto nell'immaginario, sì. Naturalmente il riferimento è a quello, alla notizia della cattura di Matteo Messina Denaro, che è avvenuta da poco. Però se andiamo indietro nel tempo, tanti boss di vario tipo sono scappati a lungo alle forze dell'ordine. Cioè, gestire una latitanza oggi poi è difficilissimo, mentre magari negli anni 70, quando leggiamo i rendiconti o le memorie dei brigatisti o dei terroristi di destra, sì, però era molto più semplice. Sì, non c'erano i cellulari, non c'erano le telecamere. Avere alcune astuzie, parecchie astuzie, alcuni collegamenti. Adesso veramente, oltre ad essere estremamente oneroso. Sì, beh, già all'epoca infatti i terroristi di destra e di sinistra si finanziavano la latitanza con le rapine, perché certo, era costosissimo, oppure qualcuno aveva qualche appartamento che metteva a disposizione. Però nell'immaginario, no, c'è il boss che vive dentro al bunker, quando poi in realtà, lo abbiamo visto da Pablo Escobar in giù, in realtà queste persone vivono inserite in un contesto amicale, mettiamola così, perché anche Maniero è sempre stato a Campolongo alla fine. Sì, infatti non si allontanano molto spesso dai loro luoghi, dove hanno degli addentellati, delle protezioni, qualcuno che li spalleggia, perché ovviamente andare poi a spostarsi in un'altra regione, in un'altra realtà, non è così semplice, anche perché sei riconosciuto e visibile, ma anche all'interno della stessa regione, se non sei del posto, probabilmente vieni riconosciuto molto più in fretta. Però, come dicevi tu, sì, delle volte hanno delle situazioni anche un po' modeste, però non sono necessariamente dei bunker attrezzati per rispondere al fuoco o per rispondere in caso di un attacco della polizia. Cioè, se vieni scoperto, vieni scoperto. Infatti c'è una grande differenza, penso, nell'immaginario collettivo tra i boss di Cosa Nostra, per dire, e i grandi narcos messicani o colombiani, che invece avevano e hanno tuttora gli eserciti. Sì, esatto. Come hai visto adesso cosa è successo in Messico con il figlio del Chapo, che è stato arrestato, e hanno dovuto schierare l'esercito, sono stati giorni di guerra, guerriglia. Sì, sì, quindi hanno proprio milizie. Hanno milizie armate, quindi è un'altra cosa. Quindi lì parliamo di bunker veri e propri, Santa Barbara, protette da eserciti privati. Nei casi di cui stiamo parlando noi, parliamo più che altro di nascondigli. Infatti, nel caso appunto dei narcos, lo stesso Escobar si fece costruire una prigione su misura, la famosa cattedrale da cui poi scappò. Erano comunque latitanze finte, cioè tutti sapevano chi erano, e forse la paura non era tanto di essere catturati, ma di essere uccisi, perché sapevi che magari in quel momento la polizia ti braccava perché era pagata dai tuoi narcos concorrenti, quindi c'erano anche equilibri di illegalità complessi. Lì appunto certi boss vengono stanati quando c'è l'alleanza tra le forze dell'ordine, i servizi segreti e le mafie antagoniste, che cercano di fare fuori quel tipo di organizzazione, un po' come mi raccontava una persona che conosco io della zona di Caserta barra Napoli, quello che è successo con Cutolo tanti anni fa. Se non ci fosse stata questa alleanza tra lo Stato e la nuova famiglia, che era la Camorra che si opponeva, la nuova Camorra organizzata, probabilmente non sarebbe stato catturato Cutolo così facilmente, insomma, per stare la guerra di mafia, però certo. Insomma, sì. Però io ho l'impressione che certi boss, penso a Maniero, ma penso anche a Messina Denaro, altri, si facciano catturare quando per loro è più comodo gestire le cose o dal carcere, o comunque certo, quando hanno l'interesse a farsi catturare. Questo naturalmente non vuole sminuire il lavoro delle forze dell'ordine, che è complessissimo, e anzi chi fa questo tipo di vita fa una vita durissima di sacrifici. Però purtroppo penso che questi boss godano spesso di protezioni, per cui poi a un certo punto decidono che è arrivato il momento di patteggiare. Forse rischiano di meno, sì, oppure possono essere più
più incisivi contro degli antagonisti dall'interno del carcere parlando rispetto a quello che potrebbero esserlo dal di fuori. Ma guarda, mi è venuto in mente a questo proposito un discorso che abbiamo fatto a proposito della nuova Mala del Brenta, quando c'era stato quell'accoltellamento in aula bunker. Ah, sì, esatto. E una persona ben informata dei fatti, insomma, che fa l'avvocato penalista, che ha una serie di contatti interessanti, mi raccontava che un poliziotto, un agente, gli ha spiegato il vero significato di quel gesto, che non è tanto l'accoltellare il poveraccio, ma è mandare un messaggio a Maniero. Ah, beh. Cioè, noi anche in aula bunker riusciamo a fare una cosa del genere, quindi tu anche in galera non sei sicuro. Cioè, non è tanto una cosa fatta di per sé, ma nella lingua di queste persone del carcere, probabile che sia stato un messaggio rivolto a Maniero. Mentre, tornando al nostro discorso, oggi la latitanza, secondo me, è impossibile da gestire all'antica, cioè non esiste più il boss che vive sottoterra, nel bunker, cioè, ma se lo fa, lo fa perché ha una comunità che per N motivi lo spalleggia. Comunque io sono anche convinto che un po' di informazioni fossero emerse anche un paio di giorni prima della cattura, perché ho notato alcuni approfondimenti sulla cattura di Rina, su altre catture importanti, così senza che ci fosse poi un anniversario o qualcosa da ricordare. Quindi evidentemente qualcosa c'era nell'aria, come quando risolvono certi casi, col case che comincia a vedere. Sì, magari qualcosa filtra. Ma eri tu che mi avevi parlato di un easter egg particolare. Ma sì, un easter egg, infatti, guarda, cioè, mi ero accorto guardando una puntata dell'ispettore Coleandro di un paio di anni fa, una puntata che era dedicata, insomma, alla cattura di un famoso latitante di Cosa Nostra, che nella fiction si chiamava Salvatore Maria Moneta, Moneta Denaro, penso che sia abbastanza. E questo personaggio, che lo chiamavano il fantasma, nella puntata di cui stiamo parlando, aveva un alias, un altro nome, e si faceva chiamare il geometra Trombetta. Adesso io vorrei portare la tua attenzione al fatto che Battiamoci nel Denaro pare si facesse chiamare geometra Bonafede, geometra Trombetta, geometra Bonafede, ma io, secondo me, esiste un certo livello per cui, a livello magari anche televisivo, di film o altro, qualche informazione circoli e che noi... Beh, allora, se andiamo a vedere casi storici, c'erano brigatisti di cui si sapeva con certezza dove vivessero. Ricordiamo la lettera che Mino Pecorelli inviò a Mario Moretti, al suo indirizzo da latitante, con scritto brrr, come a prenderlo in giro, o il discorso di via Montenevoso col covo delle BR, casualmente scoperto dalle BR, dalla polizia, insomma. Però lì eravamo a un livello diverso di politica, di terrorismo. Sì, servizio. Esatto, però tanto compaiono qua e là, secondo me, nei film, nei telefilm, delle assonanze molto strane, molto particolari. Evidentemente non sto dicendo che siano in possesso di informazioni così dettagliate o precise, però che magari a certo livello, a livello di Hollywood, a livello probabilmente anche di produzioni italiane, possono arrivare alcune micro informazioni riguardo ad alcune cose che magari si sanno in certi ambienti, però è interessante come appunto questo personaggio di questa puntata della fiction fosse appunto un geometra, come del resto avremmo scoperto anni dopo, anzi si faceva passare anche buon Matteo Messina Denaro. E comunque anche l'arresto di Messina Denaro, come quello di tanti altri boss o capi mafia, capi narcos prima di lui, ci fa capire che queste persone, a differenza di quanto vediamo poi nei film, fanno veramente una vita infame e vivono ossessionati dal potere, non certo dalla ricchezza o da vite lussuose. Cioè, sono vite quasi sprecate, anzi sicuramente sprecate, perché poi il danno che infliggono altre persone è incredibile, però lontane da quell'immaginario, no, hollywoodiano del gangster. E non capisco perché poi invece in tanti pensino ancora che resista questa immagine. Beh, io vorrei lanciare invece una domanda ai nostri ascoltatori, e qui confesso una mia ignoranza che potrei andare forse a colmare facendo un po' di ricerche, però
io ho notato come tutti questi boss di Cosa Nostra, parlo della mafia siciliana perlomeno, abbiano tutti un autista. Perché sta roba qua? Sì, però pensaci un attimo, cioè questa cosa comunque significa avere una persona, è anche un rischio in più in qualche modo. Eppure tutti, pur rinunciando a tanto altro, magari vivendo anche in condizioni non particolarmente lussuose, con macchine che non sono particolarmente vistose, avendo anche abbassato un po' il tenore di vita rispetto ai boss della mafia americana, certo, che invece non stentavano molto appariscenti molto splendenti da questo punto di vista, come mai non riescono a rinunciare al fatto di avere qualcuno che li scorrazzi in giro per la città? Cioè, interessante, anche Escobar aveva una serie di autisti che però erano le persone in assoluto più fidate, ogni tanto poi venivano regolarmente uccisi proprio perché conoscevano i posti di fiducia del boss più di altri. Popeye per un periodo fece l'autista di Escobar. Sì, e quindi sì, è una riflessione interessante, anche perché la figura è un rischio che corri in più. In più, perché comunque logisticamente c'è una persona che si muove sempre da punto A a punto B, che comunque è probabilmente anche più rintracciabile, comunque è una persona che può essere rintracciata rispetto a te, dire che sa dove stai, comunque deve essere messo a conoscenza di certe cose. Quindi sì, interessante, lanciamo, cioè l'autista è uno status, è un qualcosa di irrinunciabile, è una necessità? Anche cosa perché ne poi pensate? Non è che siano, sì, sono guardie del corpo fino a un certo punto, perché poi quando li prendono in massa, cioè non puoi rispondere al fuoco, ecco. Sì, certo è che oggi la latitanza, a meno che tu non viva appunto in paesi come le zone del Messico che sono proprio sotto controllo militare da parte di Narcos e comunque sono zone problematiche, è sicuramente molto molto più complessa perché, ripeto, i dispositivi elettronici lasciano traccia e esatto, paghi con... anche lì devi usare solo i contanti, insomma diventa quasi impossibile oggi. Io lo faccio per curiosità, ma ogni giorno se alzo la testa vedo una decina di telecamere in giro in città, non devi avere foto, perché anche qui dei boss non ci sono mai foto, sono ossessionati da questa cosa che nessuno deve fotografare, cioè alla fine è veramente una vita angosciante. Che ripeto è sprecata, poi per carità ci sono boss che da 30 anni sono a 41 bis e ancora restano lì, e certo, quindi probabilmente si viaggia anche su livelli di valori completamente diversi dai nostri, per fortuna. Ci mancherebbe anche altro, sì. È vero, comunque scriveteci se avete qualche idea su questa figura dell'autista, che io rivedo praticamente, la vedo affiancare tutti i boss che arrestano in qualche modo. È interessante capire se c'è qualcuno che ha magari approfondito questo argomento, se sa chi sono esattamente, sono degli affiliati, sono delle... Sì, perché non essere uomini di fiducia assoluta, tra l'altro. Tra l'altro sì, però effettivamente è interessante capire questa cosa. Bene, direi che con oggi abbiamo concluso, alla prossima. Ciao.